Non è certo un crack in grado di cambiare le sorti della stagione, ma un gregario che può aiutare la squadra in difesa e a rimbalzo. Questo è l'identikit di Edoardo Del Cadia, figlio dell'ex cestista di Serie A Danilo, visto in azione con Pesaro, Fabriano e Pavia. Il 25enne italiano di scuola americana si è aggregato da ieri agli allenamenti della Pallacanestro Trieste e se non vi saranno novità eclatanti sul mercato, che chiude il 4 aprile, al momento poco probabili, diventerà rinforzo della Pallacanestro Trieste in vista dei playoff. Sia sui 2,3 m che sugli oltre 110 kg di muscoli che gli vengono accreditati in rete, bisogna subito ridimensionare i numeri. Il giocatore non supera i 2 metri e di fisico ne ha, ma molto probabilmente di chili una decina in meno. Detto questo, si tratta di un ragazzo con grande personalità, bravo con entrambe le mani e con doti di lottatore. Il suo percorso universitario d'oltreoceano è iniziato con Cloud County in Kansas, dove al primo anno ha chiuso con una doppia doppia di media partita, 14 punti e 11 rimbalzi. Statistiche che gli sono valse la chiamata in Division 1 nel 2020 con Nevada Las Vegas e poi con i Detroit Mercy Titans, viaggiando ad oltre 9 punti e quasi 6 rimbalzi per gara. Non è chiaro quale potrà essere il suo impatto nella seconda lega italiana, ma sicuramente si tratta di un elemento che potrebbe aiutare nel ruolo di 3 e 4, sostenere il rientro di Reyes con la sua fisicità ed essere quell'additivo dalla panchina per le sfide da mani in faccia della post-season. Il giocatore era già stato seguito nel corso dell'estate da parte del GM Michael Arcieri.